Il sentiero del Rock delle Masche e il sentiero dei Castei e delle Rive partono entrambi da Vonzo, in Val Grande. Raggiungere il Rock è andare alla scoperta delle tipiche balme e della leggenda delle masche. Mentre i Castei e delle Rive sono suggestivi monoliti creati dall'erosione dell'acqua. Per raggiungere il Rock delle Masche si parte quindi da Vonzo, 1232 metri, e si arriva al Rock, 1570. Il tempo di percorrenza stimato è di 45 minuti. Il dislivello è di 340 metri. Anche per i Castei e delle Rive si parte da Vonzo. Per questo itinerario il tempo di percorrenza stimato è di 30 minuti. Il dislivello è di 10 metri in salita e 140 metri in discesa. Il periodo consigliato per entrambi i sentieri è da aprile ad ottobre. Ma ben attrezzati è possibile raggiungere Vonzo e il Rock delle Masche anche con la neve. Vonzo, punto di partenza di entrambi i sentieri, è una piccola borgata adagiata su un poggio esposto a sud. Raggiungere Vonzo oggi è facile, ma in passato era un luogo isolato dove, si racconta, si rifugiavano personaggi scomodi in fuga dal loro luogo d'origine, come le masche, da cui il Rock prende il nome. Si racconta infatti che le masche, figure simili alle streghe, utilizzassero questo grande roccione squadrato come punto di ritrovo. Dalla piazza vicino alla chiesa di Vonzo si imbocca il sentiero che conduce al santuario della Madonna del Chavanis. Lungo il percorso si possono osservare le tracce della devozione popolare, ma anche, a seconda delle stagioni, quelle della vita del bosco. Dopo circa 20 minuti di marcia, si abbandona il sentiero che porta al santuario per percorrere gli ampi tornanti che conducono al Rock. Lungo la salita, il panorama sulle valli è suggestivo in tutte le stagioni. Giunti alla meta, si può ammirare anche, sotto il Rock, un alpeggio, ricavato dal riparo naturale formato dal masso stesso. Questo tipo di riparo prende il nome di balma o barma. Le barme sono dei ripari sotto roccia dove i pastori si potevano riparare per o la notte o anche solo per un classico temporale. Si tratta di un tipo particolare di grotta presente in diverse aree alpine, spesso creata dal crollo di un costone o dal distacco di un masso erratico. Attorno a questo luogo sono nate molte leggende. Una di queste mette in relazione il Rock con il Ponte del Diavolo di Lanzo, costruito
nel 1378. Questo ponte, strategico per la valle, era crollato più volte. La leggenda racconta che venne infine eretto con l'aiuto del diavolo. Per un motivo o per l'altro, quando si costruiva il ponte poi cadeva, la popolazione lanzese, disperata, ha chiesto aiuto al diavolo, che una notte di tragenda, tuoni, fulmini e saette, ha costruito il ponte. Il diavolo ha detto: vi faccio il ponte, però voglio l'anima del primo che passa sul ponte. La leggenda dice che una notte con un temporale forte, il diavolo in una notte ha fatto il ponte, e poi l'abate il giorno dopo non voleva far passare un cristiano, ha fatto passare un cane. Poi mia nonna mi portava al ponte del diavolo a vedere dove il diavolo per la rabbia ha battuto il ciapin, cioè quello zoccolo aveva fatto il segno. C'è la leggenda che dice che un bel giorno le masche hanno pensato di fare uno scherzo al diavolo e hanno pensato di questo grosso macigno di buttarlo sopra il ponte del diavolo. Il diavolo li ha scoperti e allora li ha rimandati indietro. Io veramente ho una versione della leggenda che pare che il diavolo volesse addirittura farglielo portare a spalle camminando e non più volando. Però avendo fatto la fatica di prima e dover tornare su di corsa affannate, faceva talmente fatica che i loro artigli si sono conficcati a fondo in questo grande macigno e adesso ci sono tutte queste tracce che dicono essere appunto gli artigli delle masche. Per raggiungere i castelli delle rive si procede invece, quasi in piano, sulla strada sterrata che parte dal piazzale di Vonzo e, seguendo le indicazioni, si imbocca il sentiero che segue la cresta volgendo a valle. Da qui, verso destra, si scende in una zona ricca di terrazzamenti, i quali, sorretti dai muri a secco, permettevano ai montanari di avere dei piccoli orti. Con l'aiuto della segnaletica CAI è facile seguire l'itinerario. Proseguendo la discesa si incontrano i primi castelli del Rive. Questi suggestivi monoliti hanno un corpo di terra e un cappello roccioso. Il loro processo di formazione può avvenire solo in particolari condizioni. Il masso superiore è di roccia e resiste agli agenti atmosferici riparando la parte sottostante dal dilavamento, mentre il terreno, formato da sabbia e ghiaia, compattatasi nei millenni, è poco resistente all'azione dell'acqua. Ed è così che nel tempo si scolpiscono questi particolari monoliti. La riscoperta di questi luoghi suggestivi è possibile grazie all'intervento dei volontari del CAI. Questo è un sentiero che noi abbiamo recuperato da quando l'abbiamo aperto. In effetti la gente ha cominciato a frequentare e quindi abbiamo anche dato un po' di turismo a quella piccola frazione che era abbandonata.